Il multiplayer di Red Dead Redemption rappresenta già una novità per gli scontri testa a testa in un gioco open world. Adesso, grazie al pacchetto di missioni co-op fuori legge fino alla fine, Rockstar aggiunge il gioco cooperativo. Tu e fino a 3 tuoi amici potrete combattere insieme in 6 nuove missioni. Nel livello Il Fiume, i giocatori utilizzeranno una zattera e combatteranno gli avversari sia in acqua che a terra. I nemici, anch'essi su zattere, vi seguiranno lungo il fiume fino a una cittadina occupata, dove dovrete distruggere le loro casse d'armi. In Loro dei Walton, il tempo è un elemento essenziale per assaltare un sito minerario. Fate fuori i minatori velocemente, caricate la maggior quantità possibile d'oro in 5 minuti, mentre la miniera sta per saltare in aria e collassare su di voi. Potrete anche combattere i ladri di bestiame nel livello La Mandria. Sarà necessario aprirsi la strada lungo un canyon, recuperare il bestiame rubato e portarlo al sicuro. Ma attenzione ai cecchini. La Fuga è una missione in più parti in cui i giocatori dovranno rubare le carrozze dei membri di una gang, usare il mitragliatore Gatling o il fucile a canne mozze per dissuadere gli inseguitori e finalmente far fuori il resto delle gang a Tumbleweed. In La Ragazza Rapita bisogna salvare la figlia di un proprietario terriero. Sfondate i cancelli, uccidete i rapitori e portatela in salvo alla fattoria. Se un amico viene ferito, una dose rapida di medicina lo salverà. Stai solo attento a non farti sparare mentre lo curi. Munizioni è una missione esplosiva in cui l'esercito messicano sta tenendo sotto assedio una cittadina. Fatevi strada tra i mitragliatori Gatling e i cecchini. Conquistate i cannoni e utilizzateli per far fuori il resto dell'esercito messicano e le loro casse di armi. Il pacchetto di missioni cooperative fuori legge fino alla fine include anche versioni avanzate delle missioni e più di 100 nuove sfide. Tutto questo assicura una vastissima gamma di nuovi modi per giocare in multiplayer con Red Dead Redemption.